Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul mio canale. Quest'oggi vi porterò un nuovo episodio dedicato alla serie su Man Eater. Allora, nello scorso episodio abbiamo sbloccato il corpo bioelettrico. Come potete vedere l'ho già potenziato fino al grado 4 e però... Ah no, posso potenziarlo ancora, quindi andiamo fino al grado 5 ragazzi. Ebbene sì, comincia benissimo questo episodio. Anche l'altro possiamo potenziare. Ok, noi ci terremo però il corpo bioelettrico, ragazzi. Allora, adesso in questo episodio dovremmo sbloccare la coda bioelettrica. Vediamo se ce la facciamo, perché dobbiamo ancora fare fuori il tenente Shannon Sims, che tra poco lo avremo alle calcagne, perché visto e considerato che siamo abbastanza alti di infamia, e poi... dovrò cercare di fare più casino possibile per avere contro Mamma Maybell. Allora, prima di iniziare io vi invito a lasciare un bel like all'episodio ed inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora, andiamo qui a divorare 10 umani. Sono un po' in alto, però vabbè. Ce la facciamo in qualche modo. In qualche modo, tipo così. Cacchio. Non ce l'ho fatta. Oh, ce l'ho fatta. No, ero su. Qui? Ok. Boing, boing, boing. Devo fare full. Beh, ero caduto in acqua. Cacchio, anch'io sono caduto in acqua. Dov'è quell'altro? Ah, è qua. Arrivano. As shark hunters lead their homes to track our bull shark. Eccoli qua. Abbiamo attivato l'ability. Wow! Arriva. The toast of the coast, Lieutenant Shannon Sims. Il luogotenente Shannon Sims. Bello, lì c'è chiuso tenente, però vabbè. Sbagliato. Devo immergermi, ragazzi. Ho bisogno di cibo. Tanto cibo. Eccoti qua. E ce la siamo pappata, ragazzi. Non me ne sono neanche accorto di nuovo. Ritirata di nuovo, strategica. Mi serve del cibo. Non c'è un'anima nel fiume. All I see is water. I see ya.
Ok, siamo pronte. Devo alzare il livello di infamia per poter attirare l'ennesimo cacciatore di squali e così facendo riusciamo ad ottenere il coro e la coda bioelettrica. Favoloso! Non ho capito cosa è successo, ma gli ho dato una codata. Ah, voi ce l'avete con me. Ah no, forse siete voi che ce l'avete con me. Avete voluto voi, Stiamo attivando a manetta l'ability con la quale tiriamo giù tutte le barche, a parte questo. Raggiunto. Devo ritirarmi, devo ritirarmi. The more science tells us about sharks, the more reason we have to fear them. Devo temporaneamente ritirarmi, ragazzi. Tutti pesci piccolini, mamma mia, e devo fare ancora la quest degli umani. C'è un tubo? Ma non ci arrivo fin là. Guardalo lì. Ok, forse è meglio allontanarsi il prima possibile. Porca miseriaccia, ma avete figlio di roba. Ecco. Abbiamo più un tubo. Ringraziate i cacciatori, Ok, torniamo alla quest, anche se a dire il vero... Cos'è?
After losing to King Crush in the 2011 Monster Mania semifinals, Big Finn stepped away from the limelight for a simpler, more natural way of life. Ragazzi, un massacro. Che cacchio faceva? The multi-million dollar. La minaccia da milioni di dollari. Mamma mai bella. Addirittura. Allora dammi un attimo. Che non so dove sei. Tartarughe, mi dispiace. Oh, aspetta. Deve essere qui lei, eccola lì. No, non è lì. Sì, è lì. E abbiamo sbloccato la coda bioelettrica, ragazzi. Adesso vediamo se riusciamo a papparcela anche. Ecco, mangiata. Forza! Vediamo fin dove riusciamo a spingerci. Of its shallow coastal habitat comes in contact with humans more frequently than any other shark of its size. Ma che cozza completato! This shark understands that she needs to eat essential minerals to stay healthy. Possiamo avere l'ennesima evoluzione, ragazzi! No! Per un pelo! As is the trend in other coastal towns, long stretches of shoreline are now the exclusive domain of the wealthy. Sì, gli umani.
però vorrei prima di andare a... Ah, che bello! Festa, festata stanno facendo qua, eh. Va bene. Oh, c'è qualcos'altro da pappare? Nulla? Nulla. Ok, boh, va bene, vediamo se... Dove cacchio siamo? Non lo vedo. Ah, siamo qua. Cacchio, non lo vedevo più. Va bene, andiamo qua allora. Vediamo qual è la nuova evoluzione. Cioè, da anziano cosa diventiamo? Ora lo squalo è un mega squalo, a cui i scienziati si riferiscono come la soda da 2 litri del benzinaio dei predatori marini. Megalodonte, abbiamo raggiunto il megalodonte, ragazzi. Miglioramenti, abilità, balzo fuori dall'acqua 3, balzo aereo 3, capacità delle branchie 4. Perfetto. Beh, sì, non è che... Vabbè. La coda, allora, la coda bioelettrica che ora andremo a potenziare a più non posso. Ecco, più di così non posso, infatti. Allora, vediamo com'è. Cacchio. Con lui sbloccheremo la testa bioelettrica, ragazzi, è per quello che stavo uccidendo più cacciatori possibili, e poi abbiamo con lui la muscolatura brutale, di cui ci può fregare proprio niente. Comunque, va bene. Allora, guardatelo, ormai il set è quasi completo. Torniamo all'attacco. Uccidi il super predatore. 645 metri. Prima vorrei fare, di andare avanti, vorrei fare altre quest. Allora, ero qua a Sabbie Floride. No, mi sto domandando perché mi dava tutti quei umani da uccidere se non c'era quest da fare. Qua c'è la quest da fare. Divora 10 umani. Ci vorrà un po', ragazzi, però abbiate pazienza. Boh, farò un taglio, quindi non c'è problema. The hunt is over. And there will be an inevitable rush on dollar drafts at Flamingo. Benissimo, siamo pronti a papparci tutti gli umani possibili. Che ovviamente sono sulla spiaggia. Ne devo divorare 10. Arrivo. Cavolo, è come una balena che si spiaggia. Mamma mia, è un mostro. Beh, porca paletta! Dell'episodio voglio sulla testa bioelettrica. The underwater world is a color and thank you.
penso che questi non c'entrassero niente, però vabbè. Quanti cacchio ne arrivano? Una ritirata strategica. Ok, torniamo alla carica degli umani. Shark hunting was prohibited by royal decree in ancient Fiji. Non riesco a farlo. While fears of ecological apocalypse are valid, you should see Exico Petroleum's previous quarter's earnings. Along Blanchard County's 7-mile coastline, there are 35 miles of sandy beach, the six of which aren't owned by residents, individuals, or homeowners associations. In velocità, tutto in velocità. Thank you.
Eccolo ragazzi, ce l'abbiamo fatta. L'abile lupo di mare, il comandante Percy Melcath. Ok. Scudo antisqualo. Sembra che i cacciatori di taglie abbiano guardato troppi documentari su Nikola Tesla. Se nuoti vicino a quello scudo antisqualo avrai una bella scarica di elettricità finché ci resti dentro. Forse può essere distrutto. Porca paletta! Scusa umano. Non eri il mio obiettivo principale, ma vabbè. For more bites on humans than any other shark species. Forse è meglio che mi ritiro subito. Gulf Coast is relatively flat. Even a small rise in sea levels could trigger an immense ho sbloccato la testa bioelettrica, perfetto, posso fuggire adesso. E appena mi sarò. Sì, se ne saranno andati, potrò finalmente, porca miseria, equipaggiarla. The idea that shorelines belong to the public comes from Roman Emperor Justinian, but only because he wasn't able to consult with the Association of Resort Developers' eternally wise lobbyists. Buono ragazzi, abbiamo raggiunto una nostra vecchia grotta. Allora, in questo episodio facciamo una breve riepilogo, ragazzi. Allora, abbiamo raggiunto lo stadio di Megalodonte, abbiamo raggiunto il livello massimo, abbiamo completato il set. Mamma mia, è bellissimo. Dicevo, il set bioelettrico. Che sì, vabbè, non è al massimo della sua gloria, però non è affatto male, ragazzi. Allora, eccoci qua. Siamo veramente bellissimi. Io vi invito a lasciare un bel like all'episodio ed inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Grazie ancora amici miei, noi ci rivediamo al mio prossimo video. Ciao ciao e grazie!